Il numero uno è stato attribuito al sindaco Davide Dell'Onti, che funge da battistrada. Beh sì, diciamo in maniera figurativa, sicuramente siamo veramente contenti di questa iniziativa che è arrivata alla quarta edizione, la Notturna dei Sapori, che mette insieme sport, natura, trekking, ma soprattutto riscoperta di questi luoghi particolari, densi di storia, di cultura enogastronomica, di bei paesaggi e soprattutto di un gruppo bellissimo di tanti ciclisti che sono qui riuniti a Montalfoglio per fare una bella pedalata in notturna per scoprire il nostro territorio, e noi ci auspichiamo anche per tornare in futuro come turisti insieme alle loro famiglie. Questo ci fa molto piacere, dobbiamo dire un grosso grazie ad Alessandro Montanari per tutto quello che fa nella sua attività di promozione turistica e di tutto il territorio comunale, non solo. Da questo colle scattiamo una foto ideale su San Lorenzo in campo. Sì, questo è uno dei luoghi sicuramente più belli di questo comune, è uno dei punti più alti come metri sul livello del mare di questo territorio, è un balcone panoramico stupendo che dà su tutta la vallata del Cesano. Da qui si possono vedere tranquillamente le montagne dell'Appennino Umbro-Marchigiano e arrivare sino al mare Adriatico con la vista di Marotta. È un posto veramente spettacolare. Quasi 4.000 abitanti. Sì, è un comune sicuramente importante della vallata del Cesano che ha tanto da dare, soprattutto deve farsi conoscere sempre di più nell'ambito turistico per quanto riguarda le sue bellezze architettoniche, le sue bellezze culturali, l'enogastronomia di qualità, tutte le produzioni tipiche, perché sicuramente su questo dobbiamo puntare in un momento in cui l'economia tradizionale è in forte difficoltà. Puntare sul turismo e puntare sulle eccellenze è la via per poter recuperare strada dal punto di vista economico e quindi il benessere per tutta la popolazione e tutta la cittadinanza. Il primo cittadino di Fratterosa, Alessandro Avaltroni, non può che parlare di sinergia. Bello il campanile, ma i campanili sono meglio ancora. Sì, certo, è vero. Questa è l'occasione per lavorare insieme al comune di San Lorenzo in Campo. È un comune con cui confiniamo, con cui collaboriamo da tempo nel campo del turismo, e questa tappa della quarta notturna dei sapori di mountain bike è l'occasione per rafforzare questo legame. Un percorso che parte da San Lorenzo in Campo, arriva a Fratterosa, tocca anche il nostro territorio e rientra a San Lorenzo in Campo. Fratterosa, mitico borgo con delle peculiarità tutte sue, vogliamo ricordarla ai telespettatori? Sì, Fratterosa ha un'antica tradizione di ceramica e ultimamente stanno emergendo anche diversi prodotti locali. Avremo anche l'occasione di vederli e di assaggiarli, perché ci sarà un punto ristoro nella piazza del centro storico. Siamo nell'area del Pesarese Urbinati, che confina con l'Anconetano, il fiume Cesano, di qua, di là. Sì, no, siamo nella provincia di Pesaro Urbino, vicino al confine con la provincia di Ancona, con cui anche il comune più vicino è il comune di Castellone di Suasa, e stiamo lavorando tutti questi territori insieme per fare una sinergia completa per lo sviluppo dei nostri territori. Chiaramente il potere è al servizio del cittadino. Nello specifico questa sera, sindaco? Sì, nel punto di ristoro allestiremo appunto in piazza nel centro storico di Fratterosa. Darò una mano, come ho sempre fatto, ai volontari della Proloco e dell'Avis di Fratterosa nel predisporre il tutto per offrire ai ragazzi che visiteranno il nostro territorio un servizio completo. Questi giovani impegnati amministratori. Sì, non è semplice, ci vuole una gran passione, e soprattutto nei piccoli centri, però non è semplice, però c'è una grande forza, e secondo me il futuro è questo, insomma, dei giovani. Io ormai ho 41 anni, sono al secondo mandato e stiamo cercando anche noi di costruire una squadra di ragazzi volenterosi per il futuro. Spedalando 2016 ce ne parla Michele Tombari, che è il presidente dell'UISP Pesaro Urbino, il regista di quel riuscitissimo tricolore del giugno scorso.
Sì, infatti il campionato è stato un evento importante per Pesaro e ha avuto un grande successo. Ma rimaniamo nell'Ospedalando, siamo alla sesta tappa del campionato, questo calendario che prevede 9 manifestazioni nella provincia di Pesaro Urbino che ogni anno implementa sempre più persone. Unisce questo settore che è il ciclismo con la passione della mountain bike. Siamo partiti da 3 anni e siamo arrivati a dei bei numeri, parliamo di da 100 ai 150 partecipanti a manifestazione. Questa sera qui siamo oggi a San Lorenzo in Campo, una notturna dei sapori, perché unisce la bellezza del posto dal pedalare al mangiare e assaggiare i sapori del territorio. San Lorenzo che si presta tantissimo a questo evento, perché proprio in questi piccoli borghi come Frate Rose e San Lorenzo, che unisce i due comuni, ci dà la possibilità di girarlo. L'Ospedalando ha questo obiettivo di unire e di far conoscere il nostro territorio a livello culturale, a livello enogastronomico, e per portare avanti questa voglia di stare assieme. E oggi è proprio il tipico esempio, perché vediamo più di 100 partecipanti a questo evento. Una quasi esplosione Spedalando. Esplosione, perché come dicevo siamo al terzo anno, siamo partiti con 4 manifestazioni e oggi siamo arrivati a 9. Il prossimo anno ne prevediamo 12 manifestazioni, sempre nella provincia Pesaro Urbino. Parliamo di Pesaro, Calcinelli, Fano, San Lorenzo in Campo, adesso tutte non le ricordo bene a memoria, ma arriveremo a 12 manifestazioni, a Casinelli, ecco un altro che è stata l'ultima notturna, e per aumentare sempre di più questo numero di partecipanti, per far sì di questa unione che accennavo prima. Una bella crisi di crescenza da coordinare, con eventi da spalmare, da non sovrapporre. Sì, è una di quelle cose che purtroppo ci troviamo in difficoltà, nel senso che cerchiamo noi di unire tutte le associazioni sparse nel territorio per non sovrapporre delle date, cioè calendarizzare degli eventi uniti magari a sagre popolari, a sagre dei paesi. E, ultimamente, l'ultima notturna c'è stata la sagra della bistecca a Casinina e ha unito questa notturna in bicicletta. Cioè vogliamo far sì che ci siano date non sovrapposte per aumentare il più possibile il numero di partecipanti, per far sì che queste associazioni che nascono, che hanno voglia di portare avanti questa attività, crescano anche loro insieme a questo Spedalando. Per l'appunto siamo giovani e l'UISP Pesaro Urbino lo attesta, e cresceremo il meglio. Sì, speriamo nel 2017, se i numeri sono quelli di quest'anno, prossimo anno dovremo di sicuro aumentare, perciò la crescita è di sicuro certa. Questo è un bellissimo caos organizzato, colorato, come piace a Carlo Sabatini, presidente dell'UISP a due ruote anconetano, e non solo, reduce dai fasti della pedalata sulle strade della miniera di Cabernardi. Sì, veramente è un'ottima manifestazione, ma Alessandro è un bravissimo organizzatore, quindi con piacere ho partecipato a questa manifestazione. E sinceramente sono dispiaciuto che per colpa del terremoto molti ragazzi dell'Avis non sono venuti, per le mogli purtroppo hanno anche il loro giustificato motivo per cui non sono potuti venire. La rappresentanza bella c'è sempre comunque? La rappresentanza c'è sempre, perché siamo 8 circa, quindi la rappresentanza c'è, però saremmo voluti essere molto di più. Perché nelle manifestazioni organizzate, serie, corrette, per far conoscere il territorio e il vero valore del territorio, noi partecipiamo sempre, perché questo è il nostro obiettivo. Come tu ben sai, noi per Cabernardi stiamo facendo tanto per farlo conoscere, ma ci amplieremo al Montilago, a tutte le montagne che sono lì vicino. Quindi questo è il nostro desiderio come gruppo sportivo. Di qua e di là del Cesano. Sempre, sempre. Noi non abbiamo questo problema, perché le Marche, nonostante sono una regione al plurale, è una. E quindi per noi le Marche ha un valore nel suo insieme e non nel dettaglio, non provincia per provincia o comune per comune. Le Marche è comunque una. A Montalfoglio di San Lorenzo in Campo, la quarta edizione della Notturna dei Sapori Mountain Bike,
è immersione nei luoghi dell'anima e del silenzio, della storia e della cultura, della poesia e dell'arte, del paesaggio umanizzato, bello e possibile, suggestivo e fruibile. La carovana è anche vociante allegra alla ruota di Alessandro Montanari, pedalatore, ristoratore, biker e guida attraverso il bello del verde marchigiano e dei suoi borghi. Sui colli della Valle del Cesano ci si ritrova alla locanda San Martino, nel castello medievale di Montalfoglio, per gustare il tramonto e la primissima notte in compagnia di tante belle persone, le quali, con un minuto di silenzio, abbracciano solidarmente le vittime del terremoto, nei confronti delle quali si aprono anche la sottoscrizione e la raccolta dei fondi. Vengono da vicino e da lontanissimo per pedalare sui sentieri della provincia pesarese Urbinate che confina con l'Anconetano. Tre le tappe e i ristori intermedi. Intrigante la finale cena in piazza. La filosofia promozionale è quella del circuito Espinos pedalando e di marche off-road, sempre più condivisa, come attestano il contributo dei clan familiari e dei numerosi amici volontari, nonché la vicinanza degli imprenditori sostenitori, dall'azienda agricola Cantina Pandolfi Orsini alla macelleria Quarantini, da Zafferano di Torre, azienda agricola di Trionfetti Luigino, alla Proloco di Torre San Marco. 170 circa fanno suggestivo gruppo intergenerazionale, dai decenni agli ultra settantenni sempreverdi. Particolarmente significativa la presenza del tandem tulipano Annemiek Wollenbroek, Jonas Piersma. Allora, buonasera a tutti, siamo qui per partecipare chiaramente alla grande notturna di Alessandro, amico nostro da un paio di anni, e che ci ha introdotto anche a questa bellissima zona dove da anni andiamo in bicicletta e ci piace molto. Rigorosamente in coppia? Esatto. Sì. Anche a Sassoferrato, presente? Sì, sì. Sì, perché noi siamo parte del gruppo ciclistico Avis di Sasso, come ci ha chiesto di dire chiaramente Carletto, che è il presidente del gruppo Avis. Pedalit, che sta per? Pedalit è per pedalare Italia, or to pedal in Italy. E noi organizziamo delle gite in bicicletta anche per degli olandesi, tedeschi, fiamminghi, un po' tutto. Marco Fontana, presidente della Proloco, naturalmente in prima fila. Partecipiamo anche noi con molto orgoglio a questa manifestazione, anche perché credo Alessandro Montanari è riuscito a creare questo gruppo di persone fantastico che nella regione Marche non credo abbia eguali. La fortuna dei nostri paesi è avere persone che si prendono responsabilità, che si prendono cura degli interessi del paese, per il paese, per la nostra regione, per il nostro turismo e per i nostri prodotti soprattutto. Sono Matteo Miti, presidente dell'Avis di San Lorenzo in Campo. Sono insediato circa 8 mesi fa, quindi sono abbastanza giovane in questa associazione. E solidarietà per noi è una parola basilare, perché facciamo solidarietà a 360 gradi. Durante il nostro corso dell'anno organizziamo varie iniziative. Questa sera siamo qui in collaborazione con la WISP, per esempio, e tutti i ciclisti. Al tempo stesso organizziamo una crescia con le foglie, un evento estivo che c'è stato una settimana fa circa. Organizziamo anche sotto Natale la classica castagnata e consegniamo a tutti i donatori che ci aiutano durante l'anno alla raccolta del sangue un pacco regalo, un pacco natalizio, giusto per dirgli grazie. E dopodiché organizziamo anche eventi che mirano molto più nel sociale e anche all'interno di quelle che sono le tematiche importanti nei bambini, quindi anche all'interno delle scuole elementari o medie, per sensibilizzare sempre più alla raccolta del sangue. Grazie San Vito Giovani, esulta la carovana. Andrea Cursietti è il presidente di questa splendida giovanissima realtà. Sì, grazie a voi e grazie ad Alessandro Montanari per il bellissimo evento che come ogni anno porta in questi borghi tantissima gente, tantissimi partecipanti. Quanti siete e come siete uniti? Ma l'associazione, gli iscritti sono circa una trentina di persone, non siamo tantissimi, ma grazie ad Alessandro e grazie all'aiuto di tante altre associazioni cerchiamo di fare questi eventi per far divertire le persone. Nello specifico non un ristoro ma un'opera d'arte.
Ma diciamo che le nostre donnine si impegnano tanto, ma facciamo quello che si può, dico, tutti insieme, mettendo la forza si riesce a fare questi bellissimi eventi. Un grazie immenso ad Alessandro che mette tutto insieme queste cose. Per questi piccoli borghi c'è un bel presente e un bel futuro. Ma sì, io penso che si debba lavorare in questa direzione, rivalutando questi borghi, rivalutando questi piccoli eventi, queste discipline che è il ciclismo e tutte queste cose, insomma. Siamo stanchi anche noi che ci offrite il ristoro? Sì, vi consiglio di avvicinarvi perché penso che sia quasi finito tutto, insomma, e niente, poi si continua e ci si vede direttamente alla Locanda San Martino per mangiare. Très intéressant. Merci. De rien. Adesso ce lo dice in italiano Anne-Laure, che è qui da quanti anni? Sono qua da 8 anni, a Fratte Rosa. Dalla Francia, perché? Vengo dalla Francia perché mi sono innamorata di queste colline marchigiane, con questo bellissimo ambiente, questa popolazione proprio simpatica, e si creano questi eventi bellissimi, semplici e belli. Un modello da esportare. Esattamente, da pensarci anche per altri paesi, esattamente. Tu stai facendo in Francia la pubblicità, giusto? Venite nelle Marche? Sì, assolutamente, venite nelle Marche, visitate le nostre colline marchigiane e approfittate di questo bellissimo ambiente. E rimarremo sempre belli così fino a 100 anni e oltre, considerando la longevità? Minimo, anche di più. Traduciamolo in francese? La longévité, très longue, une belle vie, des collines superbes, que demander de plus au peuple? Che dire di più? Grazie. Merci. Era dalla notturna di Porto Sant'Elpidio che Alberto Puerini, meglio noto come il Grinta o il Bozzo, non pedalava di notte. Sì, è vero, eh. Comunque belle emozioni, dai. Quella vinta da Casartelli, se non ricordiamo male. No, quell'ultima l'ho vinta io veramente. Casartelli era qualche anno prima. Nell'albo d'oro di tante manifestazioni è sfiorato anche il trionfo a Capodarco. Capodarco il 95 secondo e il 93 terzo. Vincitore a Sant'Elpidio a Mare, però là vicino. Sant'Elpidio a Mare, Viterbo, questo è l'ultimo anno. Gloriose maglie della SIC. L'ultimo anno no, Granatelli, gli anni prima SIC e Olimpia Marzocca. Poi alle due ruote hai giunto il passo podistico, vice campione del mondo del duathlon. Sì, poi anche il triathlon, tutto però amatorialmente. Stiamo ricordando tuo padre, memoria Gesualdo Puerini. Babbo era un grande, penso che tutti i corridori, i ciclisti hanno comunque una foto dentro il cassetto di Babbo, quindi il ricordo è sempre vivo. Marco Pantani, vincitore nella corsa di Ostravetere, poco davanti a te. Marco Pantani nel 90 a Ostravetere, una delle prime vittorie a Ostravetere, sì, io feci quarto. Secondo Coppolillo in volata nel girone. Sì, Coppolillo, poi Moretti, diversi bei corridori, dai. Che bella serata. Sì, stasera veramente un grazie a Alessandro, a tutti i paesi attraversati, a tutti i ciclisti presenti. Una cosa molto bella, sicuramente da promuovere per il territorio e per stare insieme. Sindaco, sempre il potere al servizio del cittadino, qualcuno dice sono passate le cavallette che hanno apprezzato. Vedo, hanno apprezzato tutti i nostri prodotti, ottimo olio, ottimi patè di fava di Fratte Rosa, patè con salsa con i tartufi, dell'ottimo vino, e quindi ringrazio tutti i produttori locali di Fratte Rosa che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Fratte Rosa offre l'esempio massimo dell'elevata cultura dell'accoglienza e della visione cosmopolita, come la voce bella di Anne-Laure L'Aigle a testa. Ad accogliere i caromanieri della notte in bici sono Proloco, Avis, Cianni Tartufi e figli, Cantina Terra Cruda, azienda agricola I Lubachi, la bottega del pane di Montoni, azienda agricola Storoni Giuseppe. Antonio Agucci sarebbe il vecchio fattore di una volta. Che cos'è Angelini? Angelini è un'azienda agricola vitivinicola qui a San Lorenzo in Campo di 80 ettari.
e abbiamo 3 ettari di vigneti, di cui 3.000 metri a Pergola Rosso, 3.000 metri a Merlot e il resto a Sangiovese, tipo Brunello di Montalcino. Realtà italo-americana. Realtà italo-americana perché la ditta Angelini importa il vino in America, dato che loro abitano in America e i figli vivono in America e vendono vino in America come Angelini Wine. Facciamo 2 tipi di Sangiovese, il Sangiovese DOC e il Sangiovese Riserva, che invecchiano 15 mesi e 24 mesi in botti di rovere. Poi facciamo un Merlot molto invecchiato in tonno tostati e un Pergola Rosso caratteristico della DOC di Pergola, una bottiglia che non va in legno, rimane in inox con fermentazione fredda, molto profumato, un vino molto particolare nella zona di Pergola. Pedala Alessandro Montanari, traguardo tagliato. Direi emozionatissimo, perché vedere così tante lucciole, o meglio, tante biciclette con tante luci e tanti amici lungo le strade che coloravano queste colline è una cosa immensa. Da corridorino del pedale chiaravallese a guida, regista, promotore, ristoratore, quanta strada e perché? La strada è stata lunga, ma i sacrifici tantissimi, ma per me è un immenso piacere poter trasmettere la mia passione a tutti questi ciclisti. È Michele Tombari che fa scendere il sipario su questa splendida, crediamo sia l'aggettivo giusto, manifestazione. Volevo complimentarmi dopo questa bellissima pedalata per l'organizzazione di Alessandro Montanari. Penso che quest'anno abbia dato il massimo che poteva dare. È un'organizzazione stupenda, il giro migliorato ancora nei suoi particolari, nei suoi dettagli. Ci siamo fermati in delle cantine, abbiamo sentito veramente, assaggiato i veri sapori della nostra terra. E sono felicissimo di questa 6ª tappa dello Spedalando. Bravo, bravo, bravo. Complimenti Alessandro.